Allora i sindaci cosa chiediamo? Diamo poche impartizioni, rigore, applicazione della legge, ordine pubblico. Cioè non esiste che dove c'è un sindaco della Lega si stia lì a ciondolare o a pensare ma intervengo o non intervengo e così via. E così a tutti i livelli. Questa, in questo momento di difficoltà, voi sapete che sono sbarcati 25.800 immigrati a Lampedusa dall'inizio di questa guerra. Una guerra che noi avevamo detto, attenzione, perché l'unico esito dei costi di guerra di questa guerra, perché è una guerra, non è una missione di pace, saranno i costi di guerra che pagherà l'Italia con gli italiani, cioè l'immigrazione. 25.800 persone che sono venute qui, delle quali 24.000 li definiamo profughi, no, tunisini con le scarpine pulite, il giubbottino griffato, gli occhiali da sole, il telefonino sono profughi. Cioè, guarda, c'è Italia che viene qua e approfitta della nostra ospitalità, del fatto che comunque a 37 km da Tunisi, dalle coste tunisine c'è un'isola che si chiama Lampedusa e quindi è Italia e quindi è Europa, e vengono qui, hanno approfittato delle disgrazie degli altri, cioè dei libici, degli algerini, tutto quello che è accaduto in Nord Africa, per venire qui. E noi abbiamo dimostrato sempre con alto senso di rigore che, a differenza di molte altre realtà, quanto volte non abbiamo detto in TV, Zaia dovrà fare i campi profughi, Zaia farà le tendopoli, Zaia riempirà le caserme di immigrati, li avete visti? Perché noi abbiamo semplicemente detto cosa volevamo fare, un'ospitalità diffusa per chi veramente scappa dalla morte, dalla fame, dalle carestie, dalla persecuzione. C'è una convenzione che è quella di Ginevra del 1951 che dice che quando un bambino scappa da una guerra deve essere accolto, e a me non risulta che i venti siano contrari a questo, perché sennò ci sarebbe da vergognarsi. Stanno arrivando donne, bambini, cercheremo di dare ospitalità, sempre in maniera diffusa. Guardate, in maniera diffusa significa che dobbiamo ringraziare la Caritas perché ci ha messo a disposizione un sacco di alloggi, significa 3, 4, 2, 10, 8 persone in giro per il territorio del Veneto. Tant'è vero che vi dico con tranquillità, noi già abbiamo ospitato 500 persone e nessuno se n'è accorto. E penso che anche questa sia stata una mentalità vincente, ma la potevamo interpretare da leghisti senza cominciare, come hanno fatto altri, qualche altro mio collega, in ragione della solidarietà, spalancare le porte delle proprie città e ritrovarsi con 1.000, 1.200, 1.500 immigrati. E non è che questo sia stato fatto perché noi al nord dicevamo di no, per carità, noi abbiamo avuto posizioni molto dure in quei giorni, però è altrettanto vero che non è, c'è pure una condizione di equilibrio tra dire venite perché noi siamo super ospitali. Quante volte le avete sentite queste frasi? Siamo 60 milioni di abitanti, non avremo mica paura di 20.000 immigrati. Noi sì, perché a questi signori gli va spiegato che qua si viene per vivere correttamente, per rispettare le leggi e per lavorare, altrimenti stanno cadendo. Per noi è impensabile che ci sia qualcuno che possa venire qua e vivere senza lavorare, perché chi vive nei nostri territori senza lavorare è un delinquente, tolti i mantenuti perché è ereditato, tutta questa storia qua, ma è un delinquente. Allora questi signori, bisogna spiegare quelle parabole, no? Tutte puntate, che qui non è che siamo il paese dei giochi e premi delle belline, perché loro guardano la TV, devono solo stare a lavorare. Qua si viene per lavorare e si lavora per vivere, non c'è altro da aggiungere. In un momento nel quale il Veneto ha perso 142.000 posti di lavoro, questi sono i disoccupati che questa mattina presenta la regione fuori dalla sua porta, 142.000 posti di lavoro, dei quali anche molti giovani, tra i quali molte persone al di sopra dei 45 anni, una fascia difficile da reintegrare, dai 45 ai 55 anni sono le vere tragedie. Io dico, prima il Veneto, prima se c'è un posto di lavoro lo do un Veneto e poi lo do quelli del resto del mondo. Però questo non è un fuori tema. Se avete un sindaco della Lega applicato questo concetto, vi dirà che se c'è il primo posto di lavoro in comune cercare di fare in modo di darlo prima a un cittadino di San Michele a Tagliamento, ma vi dirà anche che se facciamo le case popolari nei punteggi prima ci mettiamo i cittadini della nostra comunità e poi quelli del resto del mondo. A me sembra
sembrano garanzie queste. Questa è una filosofia che noi portiamo avanti a 360 gradi. Guardate, abbiamo approfittato del tema della sanità. Per la prima volta nella storia, la Regione del Veneto, con la nostra amministrazione, chiude il bilancio in attivo. Cioè, avevamo dei passivi da 120, 130, anche 180 milioni di euro all'anno. Quest'anno abbiamo chiuso con più 12 milioni e mezzo. Il che significa che abbiamo anche lì portato la nostra filosofia, che è quella di puntare al rigore, che è quella di puntare all'efficienza, che è quella di pensare ad esempio che gli immigrati che utilizzano il pronto soccorso come medico di base devono pagare. Non è possibile che questi si presentino ai nostri pronto soccorso intasando le liste d'attesa, magari facendo attendere un veneto ore e ore e ore, perché loro sono molti, molti, molti di più in fila per prestazioni che potrebbero benissimo fare tramite la guardia medica o i loro medici di base. Loro ad esempio hanno la filosofia che il medico di base non esiste nel loro paese, si va in ospedale, qui da noi c'è e viene utilizzato. E queste sono tutte partite che noi affrontiamo, affronteremo anche con Matteo. E quindi dico a tutti quelli che sono venuti qui stasera, dico che sostanzialmente la nostra filosofia è questa, non vi parlo di opere pubbliche. Io, guardate, sono quello che ho inventato la rotatoria, lo sapete, ne ho fatte 450 in 8 anni. Quando ho iniziato la prima rotatoria ho avuto il primo comitato contro. Quando ho finito con l'ultima rotatoria ho avuto l'ultimo comitato contro. Per dirvi che nelle opere pubbliche non basta farle belle, ma ci vogliono anche amministratori che sappiano decidere. E penso che questa sarà una grande sfida per Matteo. Matteo ha bisogno non di premi Nobel attorno a sé, non di grandi esperti. Abbiamo già visto dove vanno le amministrazioni più grandi esperti. Ha bisogno dei cittadini. Noi abbiamo bisogno del calore dei cittadini. Quando trovate un amministratore, che sia Matteo, che sia un altro amministratore che vi va a genio, che chiamate, fermatelo, ditegli magari le parole che dite sempre, però poi anche fategli magari i complimenti se condividete alcune azioni, perché il calore del cittadino dà gas all'amministratore. Quindi io spero che i fedeli facciano veramente pancia a terra campagna per Matteo da qui alle elezioni. E questa non è per noi una candidatura di facciata, noi ci siamo candidati, abbiamo speso il simbolo della Lega, i nostri migliori ragazzi, per vincere le elezioni. A quelli che erano infedeli prima, ma che ormai sono quasi fedeli, chiedo di approfondire ancora. Se qualcuno volesse ancora avere informazioni sul nostro programma, su Matteo o quant'altro, sa come contattarlo. Per il resto poi sapete come funziona, vincerà il migliore. Però io spero che questo migliore dia comunque modo di crescere a San Michele. Grazie e buonasera a tutti.